Progettato in stile neogotico da Francesco Gualanti di Bologna, il santuario è un inno a Maria e al Molise, interamente scolpito in pietra locale. L'inizio dei lavori porta la data del 22 settembre 1890, mentre la consacrazione avvenne il 15 settembre del 1975, una gestazione lunga e difficile per un'opera unica nel suo genere. La Basilica Minore della Addolorata di Castelpetroso è un punto di riferimento per tantissimi fedeli. Da alcuni giorni è interessata da lavori, un restyling necessario dovuto all'usura del tempo. La posizione, la conformazione strutturale e i materiali utilizzati hanno richiesto un intervento diverso dal solito. In azione gli uomini volanti di edilizia acrobatica. Per noi è un onore, diciamo, riportare la basilica agli antichi splendori, diciamo, perché era annerita da tutti questi muschi e licheni che erano cresciuti in facciata, e quindi con questo ciclo operativo di lavaggio stiamo cercando di risolvere questa problematica. Io volevo cogliere l'occasione, diciamo, di ringraziare Don Massimo Muzzillo innanzitutto, che ci ha dato fiducia affidandoci questo lavoro e facendo partire questo progetto, e poi Don Fabio Di Tommaso, che ha ereditato questo progetto e l'ha portato a termine, insomma, e l'ha proseguito. È un semplice lavaggio della facciata con idropulitrice a caldo, ad acqua calda, e utilizziamo, dove il, diciamo, lo sporco è più insistente, un prodotto, un biocida che va ad attaccare i muschi e i licheni presenti in facciata e non altera minimamente la pietra. A rifare il look al tempio del culto, una squadra del Point Edac di Cassino. I vantaggi: lavori efficienti, risparmio sui costi del ponteggio e riduzione dei tempi di lavoro. Era impensabile montare un ponteggio oppure piattaforme aeree, che sarebbero più ingombranti, più onerose anche, e andiamo a intervenire in maniera poco invasiva e veloce, insomma, in poco tempo riusciamo a risolvere la problematica.